Storytime, Evoluzione Radio. E bentornati nel salotto di Storytime di Radio Italia 5, la radio del Centro Italia, come sempre con la vostra Jessica Guigiani. Come sempre pronti a rendere protagoniste tantissime storie di tantissime realtà da tutta l'Italia e non solo. E ascoltateci sull'app alla radio di Radio Italia 5 attraverso i nostri social Storytime ufficiale con l'hashtag Evoluzione Radio e sulle piattaforme nazionali. La prossima storia è quella di un meraviglioso fotografo dalla Toscana. Do il benvenuto ai nostri microfoni, ascoltatelo e seguitelo, a Marco Rossi. Ben trovato Marco, ci diamo del tu? Ciao Jessica, certo. È un piacere averti qui Marco. Ecco, partiamo subito da una tua presentazione personale e professionale. Come ti sei formato come fotografo, ad oggi dove eserciti, se hai uno studio, un indirizzo, prego. Sì, io fotografia, diciamo, l'ho praticata quasi da sempre, ero piccolo, molto tutta piccolo. Tutta la vita? Diciamo che le prime foto risalgono quando avevo 5-6 anni. Quindi, complimenti, un genio. Perché mio babbo aveva questa passione, ha questa passione, che io quindi ho preso da lui. Quindi, e lo ricordiamo fin dall'inizio, il babbo, certo. Babbo Roberto. Certo. E poi negli anni, beh, sempre in maniera dilettantistica, ho fatto parte di vari club di Arezzo, che è ricca sotto questo aspetto, anche di club storici. E poi nel 2019 ho voluto intraprendere, mettere a frutto questa mia passione, aprendo l'attività, quindi Marco Rossi Foto, appunto ad Arezzo, e ora sono già 3 anni che certo che sei vado in attività. Sì, sì, sì. Ecco, vuoi dire anche l'indirizzo dell'attività, se è uno studio, contatti social, il sito? Sì, lo studio ce l'abbiamo a Subiano, una località vicino ad Arezzo, e in via Roma 3, insieme a un mio amico collaboratore, a Francesco Cianchi, che è un grandissimo, oltre che grande fotografo, un grande amico. E lo quindi, salutiamo. E lo salutiamo anche lui. Ciao! E quindi la nostra attività è prettamente matrimoni, cerimonie e tutto quello che appunto concerne. Io mi sono specializzato anche, essendo ad Arezzo, culla dell'arte orafa, in bella fotografie Arezzo, sì, in fotografie per il web commerce, ai gioielli, quindi sono specializzato anche in quelle cose lì, ma faccio anche altro, foto di interni, compleanni, feste, eventi, qualsiasi cosa. Complimenti davvero al nostro Marco Rossi. Ecco Marco, vuoi ricordare anche i contatti social della tua attività? Sì, il sito? Il sito è www.marcorossifoto col ph, foto tutto attaccato.it, e poi sono anche su Instagram, sempre sotto il nome di Marco Rossi Foto, e su Facebook sempre Marco Rossi Foto staccato. E allora seguite Marco staccato Rossi staccato Foto su Facebook, Marco Rossi Foto con l'H ovviamente col su ph. Instagram, esatto, e www.marcorossifotoph.it è il sito. Il mio sito. Ecco, ci racconti un po' la storia dell'attività e tutti i tipi di servizi, di generi che offrite, se è il tuo primo lavoro. Sì, appunto, ripeto, abbiamo iniziato io personalmente nel 2019 e prettamente iniziando con fotografia di matrimoni, di celebrazioni, matrimoni, cinquantesimi e tutto quello che si può svolgere nell'attività concernente appunto questo aspetto, cerimonie e quant'altro, per quanto riguarda le coppie. Poi ci sono anche i compleanni, i diciottesimi. Ho partecipato a 3 lauree, anche a 3 lauree a Bologna. Una e come è andata? Ma ogni volta che inizio un servizio, per me la prima volta è sempre bello, ma è stimolante, certo. Perché mi cimento sempre in una cosa nuova e quindi è una nuova avventura, un nuovo viaggio da esatto. raccontare. Poi la cosa più bella è che vedo che appunto mi riesce, quindi il cliente è contento, quindi certo. Questo mi incoraggia e vado avanti. E poi ripeto, io prettamente mi sono specializzato nelle foto ai gioielli per le ditte orafe, e se vogliono appunto mettere le foto sul loro web commerce oppure cataloghi o tutto quello che prevede l'attività. E foto di interni, abitazioni, ville, per quanto riguarda anche quello, cataloghi di arte, di storia, tante volte chiamano, c'è una mostra e mi dicono di fotografare appunto le opere d'arte certo. esposte e fanno il catalogo. E
E quindi niente, spazio un po' in cerco di diciamo di applicare questa arte, perché secondo me, certo, la fotografia è un'arte in ogni settore. Ecco, ma perché rivolgersi proprio alle tue fotografie? Qual è il tuo stile, le tecniche che adotti? Ma noi ci siamo, io prettamente col mio socio, col mio amico, ci siamo prettamente, Francesco, che ci siamo prettamente specializzati in un, soprattutto per i matrimoni, in un stile reportage, perché abbiamo constatato che le coppie come giovani, documentari, sì, un reportage. Ora abbiamo venuti a vedere che le coppie amano poco le pose, a meno quelle che non siano obbligate con i parenti dopo il matrimonio in chiesa, che certo, però gli piace molto, naturale, esatto, una fotografia quotidiana, molto più, esatto, da, appunto, da reportage, che prenda i momenti, un abbraccio, un saluto, un bacio, un sorriso fra gli sposi, gli ospiti, i parenti, però tutto in maniera molto spontanea. E non è stato facile all'inizio, però ecco, ripeto, i nostri servizi piacciono, quindi questo ci incoraggia ad andare avanti, perché i risultati ci sono. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa sui vostri servizi, attività, sulle vostre pagine web, o se avete dei progetti, eventi, novità da lanciare, siamo curiosi. Ma al momento progetti, stiamo andando avanti con il nostro studio e stiamo preparando la stagione prossima, appunto, per i matrimoni, perché c'è sempre un debito anticipo, insomma, ecco, 6-7 mesi prima. Ormai sono ripresi quindi stiamo i matrimoni. Sì, sì, abbastanza, sia quelli religiosi che non, e la gente sta cercando di tornare un po' alla normalità, e quindi stiamo riprendendo un pochino fiato anche noi, perché è stata, certo, dura nel 2020, è stata 2021 è stata abbastanza dura, però ecco, piano piano ci stiamo riprendendo. E in bocca al lupo a Marco Rossi, al suo collega Marco Rossi Foto. Lo studio fanno vari tipi di servizi, foto di quotidianità, foto di famiglia, sì, sì, foto di eventi, diciottesimi, compleanni, ecco, anche matrimoni. Perché rivolgersi proprio a voi? Che messaggio vuoi lanciare a chi ci guarda e chi ci ascolta? Quali sono i punti di forza, le chicche, le specialità? Ma il nostro messaggio vuole essere che di trasmettere emozioni. Noi cerchiamo di trasmettere emozioni tramite le foto. E allora siamo uguali. Cerchiamo di riuscire, cioè ci stiamo riuscendo, cerchiamo di perfezionarci, e ripeto, la clientela è contenta, il risultato, bene, piace, trasmettiamo emozioni. Quando vengono a ritirare gli album scappa anche la lacrimuccia, e questo ci fa piacere. È importante, e certo. Soprattutto i giovani sposi, insomma, ecco, rimangono colpiti a rivedersi. E per noi questo è tutto, quindi complimenti, è tutta la ricompensa del nostro lavoro. Marco Rossi Foto, marcorossifoto.it. Marco, ci sono delle persone che vuoi salutare o alle quali vuoi dedicare l'intervista? Io spero di averti fatto sentire a casa nel mio salotto. Sì, sì, e io di averti saluto presso, come ho aperto l'intervista, saluto mio padre che mi ha trasmesso questa passione, e lo ringrazio, papà Roberto, e mia moglie che mi supporta sempre nelle mie attività. Ciao al papà Roberto meraviglioso, alla meravigliosa moglie Teresa, perfetto. Marco Rossi Foto, viva le foto, viva l'amore, viva le emozioni, e quando l'arte le trasmette. Alla prossima storia, perché la fotografia è un'arte, e seguite Radio Italia 5. Marco Rossi, ciao. Ciao, ciao a tutti. Story Time, Evoluzione Radio.